Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Emanuela e oggi parleremo insieme del nuovo mascara di Nabla, il Vicious Mascara. È la prima uscita del 2021 di Nabla e spero che continui su questa linea perché è una bomba. Già ve lo dico all'inizio del video così ci togliamo il pensiero. Il mascara in questione è questo. Questa è la scatolina. Dietro c'è anche il prima e il dopo, quindi l'occhio struccato senza mascara e l'effetto del mascara sulle ciglia. Allora, è un mascara di quelli che in genere non mi piacciono perché è in elastomero, quindi io di solito non li compro, però mi ha attirato particolarmente anche perché stiamo parlando di questo, cioè non avevo mai visto un mascara fatto in questo modo. È una pantera sugli occhi, cioè è come occhi a due gemme. Il pack è abbastanza pesante, c'è scritto Vicious in rilievo opaco e dà subito l'idea di un mascara super lusso. In più, il fatto di aver messo una pantera sul tappo mi ha fatto subito pensare ad un mascara che regala alle ciglia un effetto felino, sexy, insomma, che rende le ciglia belle proprio come piacciono a me. Ero indecisa solo per il fatto, vi dicevo, che è in elastomero e oltretutto ha uno scovolino molto piccolo. Potete vedere che è piccolino. Sulla punta, cioè così non si vede, però c'è la descrizione anche sulla scatola, sulla punta ha una sorta di spirale che serve per andare a prendere tutte le ciglia, anche quelle più piccole, e tirarle su. Io penso che possiamo cominciare applicandolo. Vi farò vedere con una passata l'effetto che fa e poi con due, e vi dirò cosa ne penso dopo l'applicazione. Questo è l'effetto con una sola passata e chiaramente c'è una bella differenza con le mie ciglia naturali. Facciamo la seconda. Quindi questo è l'effetto con due passate. Io mi fermerei qui perché se ne potrebbe fare anche una terza, ma essendo un mascara volumizzante, secondo me due sono sufficienti perché altrimenti rischiate di creare grumi. Metto il mascara sull'altro occhio e ne parliamo. Questo è il mascara applicato, due passate su tutti e due gli occhi e una sulle ciglia inferiori. Allora, parliamone un po' perché ho qualcosa da dire. La maggior parte delle cose che vi dirò sono positive. Allora, sulla scatola c'è scritto che dona istantaneamente volume, un'estrema definizione, e sono due affermazioni verissime perché il volume lo dà alla prima passata e definisce benissimo le ciglia e dà un bellissimo effetto panoramico. È long lasting e smudge proof, è vero. Allora, dura comunque tutto il giorno, non va ripassato, non va ritoccato, non si sbriciola, non fa cose strane e rimane l'effetto che dà appena messo per tutta la giornata, cioè le ciglia poi non è che si abbassano o fanno altro, rimangono così come le vedete adesso. Io l'ho utilizzato
per diversi giorni prima di parlarvene, perché volevo darvi un'opinione reale, non una prima impressione, perché il mascara secondo me è una cosa molto soggettiva, ma devo dire che questo, più che soggettivo, va bene per tutti. Cioè, è uno di quei mascara che veramente va bene per tutti, perché chi ha le ciglia già lunghe avrà delle ciglia da cerbiatto, praticamente le arriveranno alle sopracciglia. Chi ha delle ciglia corte comunque riuscirà a dare volume, definizione, lunghezza, quindi comunque appariranno delle ciglia più belle. Perciò io mi sento di consigliarlo a tutti. Sapete che i mascara io ritengo che facciano un effetto piuttosto che un altro in base alle ciglia di partenza. Io sono sempre di quest'idea, però questo veramente è un ottimo, ottimo mascara. Oltretutto dovrebbe essere ancora in promozione sul sito di Nabla, se non sbaglio col 20% di sconto. Mentre io l'ho comprato sul sito di Sephora, perché mi è arrivato un 25% di sconto, che però era fino al 15 febbraio, quindi quello è finito, però sul sito di Nabla lo potete tranquillamente acquistare scontato. E secondo me è da provare. Io avevo comprato il precedente mascara, che si chiama Major Pleasure se non sbaglio, ed era un mascara che sì, mi piaceva, però insomma niente di eclatante, mi faceva delle belle ciglia ma niente di più. Questo invece potrebbe essere il mascara con lettera maiuscola, perché è veramente bellissimo, e questo effetto non me lo ha dato dopo una settimana, perché è quasi una settimana che lo sto provando, ma è lo stesso effetto che mi ha fatto il primo giorno che l'ho utilizzato, perché in genere, o meglio spesso, i mascara si addensano un po', quindi la formula migliora con il passare del tempo, ma questo è bellissimo già da subito, quindi fantastico. Che dire, io l'ho testato sia stando in casa, quindi ho visto che comunque non si modifica durante la giornata, ma l'ho testato anche uscendo, quindi indossando la mascherina, e questa è l'unica cosa negativa che vi posso dire su questo mascara. Allora, utilizzando la mascherina, io uso quella chirurgica in genere, ho notato che con il vapore, insomma, che si crea respirando, il mascara si scioglie. Ecco, non mi sono ritrovata il mascara sulle guance, no, però me ne sono accorta, perché toccando così le ciglia mi sono ritrovata il mascara sulle dita, quindi ho visto che le ciglia erano molto bagnate. E sinceramente non mi era mai capitato con nessun altro mascara. Ora, questa cosa mi è capitata più di una volta, quindi non era quella giornata magari particolarmente fredda, in cui gli occhi un po' mi lacrimavano. No, l'ho testato anche in altre giornate con temperature diverse e devo dire che mi ha fatto la stessa cosa. Quindi ecco, questa è l'unica nota negativa di questo mascara, però per il resto, in una situazione normale in cui vivremo senza mascherine, liberi di fare ciò che vogliamo e di indossare ciò che vogliamo, questo secondo me è il mascara ideale, perché è bellissimo. Oltretutto è nero, ma nero come piace a me, è veramente scurissimo questo mascara, quindi anche chi ha delle ciglia chiare vedrà la differenza, perché diventeranno proprio intense. Bello, bello, non so che altro dire, perché è veramente bellissimo. Giusto per curiosità, leggendo sulla scatolina, il mascara chiaramente è made in Italy. Come sapete, Nabla è un brand italiano che mi piace tantissimo, tra parentesi, è cruelty free, 100% vegan, e ha una durata di 6 mesi dall'apertura, come la maggior parte dei mascara. Contiene 10 ml di prodotto,
e di altro non c'è scritto niente di interessante. L'unica cosa che ho notato è che, essendo un brand italiano, sulla confezione non c'è una parola in italiano. Ecco, quindi questo non c'entra niente con la resa del mascara, però giusto per brand italiano, prima scrivi in italiano e poi in tutte le altre lingue. Comunque, questa è una piccola parentesi, niente di che. Quindi nulla, io vi consiglio di acquistare questo mascara se vi piace questo effetto, se vi piace avere le ciglia molto strong, perché dà un po' l'effetto ciglia finte. Se invece vi piace un effetto molto naturale, quasi come se non avesse niente, questo di sicuro non è il mascara che fa per voi. Vi lascio in descrizione, se vi interessa, i prodotti che ho utilizzato oggi, soprattutto per il trucco occhi. Ho utilizzato due Cutie Palette proprio di Nabla, la Coral e la Platinum, che sono quelle che mi piacciono di più in assoluto, e poi vi lascio anche gli altri prodotti. Noi ci vediamo al prossimo video con tante novità che sto testando in questo periodo e di cui vi voglio parlare assolutamente. Ciao!